sembra che si cominci finalmente a capire che il mercato funziona sulla logica dello scambio e che se io voglio un bene o un servizio di un certo valore, devo offrire qualcosa di valore corrispondente. Di solito denaro, ma non necessariamente. Allora, cos'è il valore e soprattutto come facciamo a crearlo? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. Valore, dicevamo. Valore è una cosa che tutti capiscono di cosa si tratta, ma è abbastanza difficile da definire. Anche perché ci sono tantissimi aspetti diversi, a volte si confonde il valore con qualcosa di prezioso, con qualcosa di qualità, con un oggetto caro, ma in realtà sono tutte definizioni che sono sinonime una dell'altra, alla fin fine non raccolgono l'essenza del concetto di valore. Allora, io ho pensato parecchio a quale potesse essere una definizione di valore che fosse veramente di comprensione generale e quello che ho trovato può sembrare abbastanza strano, ma me ne sono realmente convinto. Ovvero, è qualcosa di valore, ovvero che viene percepito come di valore, se ci aiuta ad avvicinarci a un nostro obiettivo o, che poi è la controparte negativa, se ci aiuta a risolvere un problema. Questo significa che niente ha valore in sé, ma lo ha solamente nel momento in cui è in rapporto alle mie esigenze. Mi spiego meglio. Se io, parliamo in tempi di virus, ho una polmonite e ho bisogno di un antibiotico, quell'antibiotico in quel momento, in quella particolare situazione, per me ha un valore immenso. Se sto bene, quel particolare antibiotico per me non ha particolare valore, non lo vorrei neanche gratuitamente. Questa definizione ingloba un po' tutto, perché tutto ciò che dobbiamo fare quindi per creare valore è scoprire quali sono i problemi delle persone, quali sono gli obiettivi delle persone e risolverle. Il fatto che normalmente si scambi denaro contro un qualcosa di valore è semplicemente perché il denaro è un comodo mezzo di scambio, ma per l'appunto il denaro in sé non ha alcun valore, non ha alcuna utilità pratica. Quindi, ripeto, è di valore qualcosa, non ciò che è pieno d'oro e di brillanti, non una macchina di grossa cilindrata, non un vaso Ming. È di valore qualcosa che mi risolve un problema o mi aiuta ad avvicinarmi a un obiettivo. E nel momento in cui qualcuno scopre cosa io realmente voglio o che problemi ho e mi aiuta a risolverlo, immediatamente il suo prodotto diventa di valore. Faccio notare che questa è esattamente la chiave della vendita. Purtroppo siamo abituati a considerare il venditore come qualcuno che suona i campanelli o vi tormenta con lo spam su internet o fa del telemarketing. In realtà il vero venditore è esattamente come un medico. Scopre il problema che hai e ti offre il modo di risolverlo. Questo è il vero venditore. Faccio notare, forse non ci avete mai pensato, che tutte le varie ricerche di mercato, tutti i vari test di marketing che si fanno, sono esattamente per scoprire cosa vogliono le persone e che tipo di problemi hanno. Nel momento in cui siete in grado di risolvere un problema, il vostro valore aumenta. Tanto più è difficile il problema, tanto meno persone sono in grado di risolverlo, tanto più ovviamente il vostro valore aumenta. Chiaramente chi
un medico generico ha un certo valore, un grande cardiochirurgo in grado di risolvere problemi di difficilissimi, estremamente complessi, ha chiaramente un altro valore e ovviamente guadagna in maniera corrispondente. Allora, noi purtroppo siamo abituati a cercare di ingannare la legge dello scambio che funziona a livello universale. Cioè è un discorso che abbiamo già fatto in termini di azione, reazione, causa, effetto. Se io voglio qualcosa di valore, devo essere in grado di offrire valore corrispondente. Se non lo faccio, non posso ottenere quel valore. Posso farlo come ingannando, promettendo di risolvere un particolare problema senza poi farlo. Però quando un prodotto non vi risolve il problema che prometteva, voi come clienti rimanete infastiditi, amareggiati e sicuramente non comprerete più quel prodotto e magari da quel venditore, da quella particolare azienda. Quindi, se vogliamo veramente scoprire l'acqua calda del segreto del successo è identificare quali sono i bisogni delle persone, sia in termini positivi, ovvero cosa vogliono raggiungere, sia in termini negativi, ovvero che problemi hanno, che paure hanno, che per qual motivo non dormono la notte, e riuscire a risolverlo. Questo fa di voi una persona di valore. E nel momento in cui voi offrite valore, riceverete un valore equivalente in cambio. Come si dice, tu puoi ottenere tutto ciò che vuoi se aiuti le altre persone a ottenere ciò che vogliono loro. Buon proseguimento di serata.